Gentili ospiti, ben arrivati al nostro appuntamento, un appuntamento che è ovviamente settimanale, quindi stessa ora. Mi raccomando, e siate con noi adesso per 90 minuti e poi tutte le settimane affinché possiamo noi poi godere del piacere di una vostra adeguata risposta a quello che è la proposta. È una proposta che in 90 minuti tenteremo quindi di far sì che diventi la vostra proposta. La nostra galleria la trovate ovviamente, oltre che su questo appuntamento settimanale di 90 minuti, la trovate pressoché tutti i giorni a Gagliate, in via Gramsci al 42, per venirci a trovare, per telefonarci allo 0321 864068, e ci trovate ovviamente anche particolarmente, visto ormai l'attività che si sta iniziando a svolgere anche attraverso quello sistema ormai attuale, ormai contemporaneo, di internet, sul nostro sito, dove tentiamo quindi di avere tutte le tipologie di contatto, di informazione e di dialogo assolutamente poliedrico con quanti di voi, amando l'arte contemporanea, possono trovare una risposta. Per cui ovviamente le opere, che i dipinti degli autori che vi presenterò adesso, fra pochissimi minuti, fra pochissimi istanti, fanno parte di quelle opere che sono ovviamente appartenute nella maggior parte dei casi a collezioni private. Collezioni private perché? Perché noi sappiamo che i dipinti, l'arte del Novecento italiano, particolarmente quelle opere importanti, quelle opere che hanno contribuito a far sì che la storia dell'arte contemporanea sia una grande realtà, appartiene poi al collezionismo privato. E se avete quindi anche voi dipinti e voleste venderli, perché non rivolgersi a noi? Perché non rivolgersi a chi sa trattare effettivamente in maniera adeguata, con grande passione e con grande rispetto, quello che sono stati i nomi e che sono i nomi che compongono quindi la cultura dell'arte contemporanea italiana? E parleremo proprio di alcuni di questi grandi artisti che ci permettono oggi di essere qui dopo tanti anni e parlare e amare ancora arte contemporanea, particolarmente italiana. Ma a questo punto direi che dobbiamo iniziare, e vorrei iniziare con un artista che è diventato italiano, per non dire che è abitante del mondo, perché quando una persona nasce a New York, nasce in America ovviamente, ma l'America l'ha trovata qui, in Italia, con la nostra cultura, con il nostro amore per l'arte, Mark Costaby. Stiamo parlando certamente di uno di quegli autori, perché ho accennato, ho anticipato che l'America l'ha trovata in Italia, per un semplice motivo, un motivo vero, culturale, fatto anche di grande ospitalità che noi sappiamo offrire a chi viene a trovarci e ci porta qualcosa di interessante, qualcosa di vero, qualcosa che ci comunica una realtà. E Mark Costaby è stato ed è uno di quegli autori che ci ha comunicato la grande passione per l'arte, la grande conoscenza e il grande rispetto anche per quell'arte storica che appartiene proprio alla nostra cultura. Perché non dimentichiamoci che nelle opere di Mark Costaby sovente presente quel grandioso rispetto, quella rilettura della nostra grande storia dell'arte. Quindi, per chi ama anche l'arte antica, sa riconoscere in questo artista la propria preparazione, la propria struttura, che gli permette poi, in una rivisitazione in chiave moderna, di essere ovviamente una identità importante. Non a caso nel mondo Mark Costaby è un artista non solo riconosciuto, ma apprezzato e collezionato da piccole e grandi collezioni. Io rammento che abbiamo avuto negli anni il piacere di aver realizzato un paio di mostre personali riferite proprio a Mark Costaby, e abbiamo sempre ottenuto un successo meraviglioso. Sicuramente i motivi sono molteplici. Uno dei grandi motivi può essere la qualità delle opere. Opere che abbiamo sempre scelto, selezionato, proprio per quello che poteva essere la richiesta e l'esigenza del collezionismo che si rivolgeva e si rivolge a noi. Come galleria, perché in effetti la sua grandiosità è dovuta a questa importanza che i galleristi tutti hanno saputo dare al grande artista. Ed è questo che ci rende unici, quello che ci rende importanti, quello che rende le gallerie italiane,
importanti per l'arte e dedicare anima e corpo 24 ore al giorno tutti, ognuno ovviamente curando particolarmente la propria identità, il proprio io, quello che è l'arte. E allora non dimentichiamocelo mai che abbiamo i nuovi emergenti, i nuovi maestri, le grandi storie, i grandi nomi. E io con questo vorrebbe il mio essere un grande ringraziamento di questa enorme collaborazione fra tutti gli operatori d'arte che per ogni verso, per ogni credo, per ogni situazione sanno realizzare quello che sono i propri pensieri, i propri desideri e in questo modo sanno far sì che veniamo rispettati per la nostra conoscenza, per la nostra competenza e anche per la nostra abnegazione a questo meraviglioso mondo di mercato dell'arte. Grazie. Adesso però un grazie lo devo dire a voi, signori amici, signori collezionisti, gentili ospiti che mi seguite. Questa è un'opera datata 2002. Ha un titolo particolarissimo perché stiamo parlando di un'opera di Mark Costaby, ripeto, realizzata ad olio su tela nel 2002, il cui titolo, lo dico in italiano ovviamente, l'artista l'ha scritto nella sua lingua, in americano, La prima luce, The First Light, la prima luce. La prima luce, quindi la nascita. Certo, noi non siamo ovipari, per cui non nasciamo dal concetto di quello che è l'uovo di gallina o di struzzo che normalmente consideriamo in quello che è l'animale ovipara. Noi siamo umani, ma la prima luce è sempre un concetto che nasce da quello che è un grande buio, ma una grande presenza, un grande calore che permette, avvolgendo quindi il prossimo nascituro, per offrirgli la vita, un bene, un dono assoluto, il bene assoluto. Mark Costaby qui ha dato in questo dipinto il grande elogio alla vita. Credo che questo dipinto, con la sua dimensione, con la sua importanza, con il suo pensiero, con il suo racconto, possa offrire qualcosa di interessante e io sono qui a proporvelo per dire perché non pensate, cari gentili ospiti, la possibilità, l'opportunità, oltretutto a una proposta economica più che interessante, di cui potremo parlare tranquillamente insieme, sia per quest'opera che per tutte le altre, quindi parleremo di cifre, parleremo di possibilità e comodità di pagamenti, parleremo di quello che ho il piacere di potervi offrire per offrirvi la massima comodità, il massimo piacere e, perdonatemi se poco, anche la massima garanzia di qualità su ciò che vi si propone. Credo che effettivamente sia una proposta da non considerare. Io cosa vi chiedo? Non vi chiedo di telefonarmi e confermare l'acquisto. Non stacco il dipinto dalla parete, anche perché chi si dovesse collegare con noi negli ultimi 5 minuti vorrebbe essere l'opportunità di poter rivedere quest'opera. Tutti voi potrete rivedere l'opera e anche il nostro appuntamento televisivo semplicemente andando sul nostro sito internet. Alla voce TV noi immettiamo tutti i nostri appuntamenti televisivi, quindi potete rivederlo tranquillamente, con comodità. Potete consigliarlo a un vostro amico, a un vostro conoscente, senza neppure viaggiare ovunque parte del mondo in cui si sia. Basta collegarsi via internet, ecco la comodità di questa strumentazione, di questo strumento che è internet. La comodità non di convincervi a qualcosa, ma di permettere a tutti noi di rivedere e quindi di rileggere con attenzione ciò che è stato detto, ciò che è stato scritto, ciò che è stato posto alla visione. Signori, Mark Costaby, quest'opera, mi permettete di dire, ve la vorrei consigliare, ne ho solo una però, ho solo questa, perché è un dipinto, un'opera unica, non è un'opera grafica, noi non trattiamo multipli, trattiamo opere uniche, quindi quest'opera la sto consigliando a tutti, uno di voi saprà approfittarsene? Credo proprio di sì, ma a questo punto passerei con il prossimo dipinto, o meglio con i prossimi dipinti, perché ho qui due opere di Fulvio Dott. Gentili ospiti, ho il piacere da molto tempo di proporre negli artisti, nei nomi che sono presenti nella nostra galleria, questo artista che io definisco giovane, ma lo definisco giovane perché è giusto riconoscere la parola gioventù o il termine gioventù, non sotto profilo prettamente fatto dalla conta degli anni, ma a volte si è giovani perché l'artista è giovane dentro. Ci sono tutti e due i fatti, sia anagraficamente
che di cuore Fulvio Dott è giovane. È giovane ce lo documenta in maniera tranquilla, in maniera serena, in maniera semplice, senza voler ovviamente andare oltre le righe, perché questo è sicuramente uno degli atteggiamenti che io apprezzo moltissimo in un artista, quello che io chiamo poi l'umiltà. Umiltà. L'umiltà non è un segno di debolezza, è un po' come l'educazione. A volte si sente dire che viviamo in un momento particolare in cui chi, come si dice, però è un detto paesano, chi urla di più alla fine ha ragione. Ma questo è un detto paesano, non è un detto culturale. Mediamente chi parla meglio, chi meglio sa spiegare, chi meglio dice la verità dovrebbe avere ragione. Per cui vediamo non di astenerci, ma di attenerci a quello che è la nostra piena considerazione e competenza. Fulvio Dott quindi umile, perché le sue richieste economiche non sono altisonanti, ma grandioso per quello che è l'esecuzione dell'opera, del suo dipinto. Qui ne abbiamo posti a parete due di dipinti, potevamo porne 3, 5, 10, potevamo realizzare una mostra personale, così anche se rapida nel tempo, per andare... E qui ho voluto porre due opere che hanno delle concomitanti, che hanno qualcosa che le unisce. Parliamo di tele non uniche, quindi assemblaggio di tele, quindi stiamo parlando di 4 tele, stiamo parlando di 4 tele, per cui in questa dimensione, utilizzando però non un'unica tela, cosa facilissima, esistono, se non esistono si fanno fare, no? Dice l'artista vuole dipingere un quadro di 3 metri per 6, si fa realizzare la tela di 3 metri per 6 dal suo cordicello, dal suo intragliatore e la realizza. No, è troppo facile, troppo semplice. L'artista vuole utilizzare più tele da poi congiungere, da poi unire, perché vuole dare il senso proprio di quello che è la marcatura del suo pensiero. E il suo pensiero è fatto oltretutto di paesaggistica urbana, una paesaggistica urbana ricca, carica di quello che sono i segni del contemporaneo. Certo, non possiamo chiedere a Fulvio Dott di realizzare, ma non perché non la sappia realizzare, ma perché non la sentirebbe col cuore, dire mi dipingi una bellissima, visto che è di Udine, conosci Venezia, chi non conosce Venezia, è una bellissima piazza San Marco, me la realizzi. No, ripeto, ma perché non la sente col cuore nella sua pittura. Se ci dovesse realizzare domani una piazza San Marco con la sua pittura, col suo messaggio che parla di oggi, riferendosi alla cultura passata, a quel saper unire, a quel legare un passato, un tempo, un remoto e presentarlo in attualità, allora forse sì. Questo è Fulvio Dott. Io non posso dedicare troppo tempo perché abbiamo molte cose di cui parlare, però vi chiederei, seguitemi sul sito, invitatemi telefonicamente, se non venite voi in galleria, noi siamo aperti sabato e domenica, nei pomeriggi del sabato, nei pomeriggi della domenica, dalle 14.30 alle 19 mi trovate in galleria, la galleria è aperta anche tutti gli altri giorni ad eccezione del lunedì, potete anche visionare le opere qui in galleria, ma se volete ve le porto io a casa, le vedete, ne parliamo di tutto. Io vi chiedo solo una cosa, confermatevi, come avete fatto anche nelle scorse settimane, di cui vi ringrazio, la vostra presenza. E lo dico a tutti, anche agli amici che poi mi telefonano durante la settimana dicendomi ho seguito, ho visto, ho saputo. Fatelo, perché mi fa molto piacere che nel nostro cittadino mi dicano va bene, al di là di quella telecamera ci sono tante persone che apprezzano, ascoltano e vivono questo momento che stiamo vivendo adesso. Questo è contemporaneo, questo, perché quello che è avvenuto ieri è già storia. È già, seppur recente, è storia. Domani è futuro, ma adesso è attuale, oggi, questo momento. E con Fulvio Dott credo proprio di offrirvi un momento splendido. Ma passerei a questo punto a un momento più delicato, un momento più delicato e dedicato a un messaggio più che importante. Quello messaggio che ha fatto riscoprire all'artista tutta una situazione, tutto un mondo a lui sconosciuto.
Noi conosciamo ovviamente, chi non conosce, Xavier Bueno, grande artista che ha saputo rappresentare magnificamente proprio la ricchezza, la bellezza, tutto ciò che di più bello non si poteva immaginare al mondo. In uno dei suoi tanti viaggi, perché parliamo di un artista, gli artisti viaggiano per documentare se stessi, per affrontare il dilemma della conoscenza di ciò che nel mondo, che è tanto grande, avviene. Come si fa a rappresentare un pensiero umano se non si conosce l'umanità? Come si fa a rappresentare il pensiero di un popolo se non si è mai andati a mangiare nello stesso piatto per comprenderne i sapori, gli umori, per comprenderne anche i pensieri, le delusioni, le illusioni e le speranze? Xavier Bueno è uno di quegli autori che lo ha fatto. E un bel giorno, in uno dei suoi viaggi splendidi, in quanto vogliamo, ha conosciuto la disperazione, ha conosciuto una qualcosa di tanto forte, tanto arrogante, è stato spinto a passare quindi alla rappresentazione di questa bellezza, di questa entità che ha visto in quelle che si chiamano favelas, il regno della povertà, ma non per questo, in un regno dove comunque ha voluto rappresentare, perché Xavier Bueno in opere come questa non ha rappresentato la povertà, non ha rappresentato la tristezza, Xavier Bueno ha rappresentato la dignità. È quello che io vorrei offrirvi, un'opera dove un grande artista ha saputo con enorme chiarezza rappresentare la dignità. Forse in questi tempi moderni, dove con i vari social sistemi si sta perdendo il senso della parola, o meglio del significato, di questo termine, dignità. La dignità è un qualcosa di molto complesso. La dignità è un qualcosa che non ti permette di usare un termine piuttosto che un altro, non ti permette di usare un atteggiamento piuttosto che un altro, non ti permette molte cose, te ne permette tantissime altre. Signori, un'opera così di Xavier Bueno, ovviamente stiamo parlando di un dipinto che io reputo di grandissima qualità, olio e terre su cartone telato, è una disponibilità, ne vogliamo parlare? Parliamo d'arte, una telefonata, un'email. Sapete quante email ho ricevuto? Io vorrei poter dedicare nei nostri appuntamenti 5 minuti a quello che sono i messaggi, a quello che sono le domande, a quello che sono le richieste, a quello che sono anche delle possibili affermazioni, però che chiedono conferma. C'è talmente tanto di cui parlare che veramente il tempo è non tiranno, molto di più. Come potrei parlare con voi? Non per un'ora e mezza, ma per un mese e mezzo in continuo, di Mario Schifano, della sua storia, dei suoi perché, di tutto quello che è avvenuto, sta avvenendo e avverrà. Ma cosa volete che vi racconti? Volete che vi racconti di un Mario Schifano, di cosa avviene in una casa d'arte, di quello che avviene a furor di popolo in un paese piuttosto che in un altro? O vogliamo parlare di Mario Schifano in quello che è l'intimità dell'uomo, dell'artista, della sua arte e di quello che è il contorno, di tutto, un contorno sotto certi aspetti anche a volte troppo condito. A volte, sapete, un troppo condimento a volte toglie dei gusti naturali. A volte si ama la cucina con poco condimento per poter esaltare ciò che la realtà merita nella sua esaltazione. Io voglio invece parlarvi di che cosa? Con calma, con serenità, con tranquillità, di questo dipinto di Mario Schifano, di questa bicicletta. Uno dei grandi sogni, una delle grandi passioni di Mario Schifano, la bicicletta. Realizzato a smalto su carta povera, accoppiata a tela. Certo, un dipinto di dimensioni notevoli, come i nostri camera me sanno ben documentare, e come auspico il vostro televisore vi permetta di visionare adeguatamente. Ma ancora più bello, vi posso dire, signori, a parte la proposta economica che reputo veramente interessante,
Che non chiedete al centralino, dite al centralino che volete che me la dica io. Dite che volete parlare d'arte e anche perché no di quello che è un discorso economico, di investimento sull'arte, ma volete anche sapere da me quando avrete questo volume, il terzo volume del catalogo Archivio Marieni per l'opera di Mario Schifano. E volete chiedermi tante cose, volete chiedermi cos'è l'Archivio Marieni per chi non lo sapesse, ma lo sapete tutti. Volete chiedermi che importanza ha a livello nazionale o mondiale, ma lo potete immaginare tutti. Volete chiedermi altre cose che non mi appartengono, su cui sicuramente non vi potrò dare una risposta, perché le risposte più belle si possono dare quando c'è il dibattito, mai quando c'è il monologo. Troppo semplice, troppo facile e poco corretto verso tutti e verso se stessi. Certo, di soliloqui o di sproloqui ne abbiamo sentiti e visti a iosa, ma si è parlato appunto di mancanza di rispetto, specialmente verso una persona che non meritava questa mancanza di rispetto. Questa persona si chiamava Mario Schifano, perché è verso l'artista che si deve offrire rispetto in primis e poi verso tutti coloro che possono comunque partecipare e essere presenti. Quest'opera, signori miei, non è uno spettacolo, è il re degli spettacoli, ma non è più bella di altre, perché quando si parla, qualcuno dice bello, sta dicendo un qualcosa che è un giudizio strettamente personale e ininfluente in quello che è il canonico, logico, dare una affermazione. Perché quando si parla di arte, quando si parla di cultura, bisogna parlare di qualità, non del mi piace o del non mi piace. Il mi piace e il non mi piace lo possiamo accettare su altre situazioni. Lo posso accettare esclusivamente da una tipologia di persona. Voi, la persona che dice io mi piace quel dipinto, lo vorrei a casa, non mi piace quel dipinto, non lo vorrei. Questo glielo concedo, ma è naturale che sia così. Ma perché lei se lo deve godere, quel bene per cui sta lottando per averlo. Ma non può aspettare, specialmente agli operatori d'arte, il termine bello oppure non bello. Ma di questo possiamo parlare con un altro grande artista. Un altro grande artista si chiama Paolo Antonio Toci e oggi ho qui quest'opera. Io sono molto legato a dipinti di questa tipologia. Paolo Antonio Toci mi lega una tipologia pittorica, artista, di documentazione, di dialogo, di appartenenza a quello che è il mio genere umano. Il mio genere umano è fatto di persone che parlano, di persone che sanno anche litigare e poi andare a bere insieme dopo essersi chiariti, dopo aver ognuno, ma litigare in maniera civile. Litigare in maniera civile vuol dire esporre delle proprie idee, dei propri convincimenti, i propri credo e poi ascoltare. Prima forse bisognerebbe ascoltare molto, perché prima di parlare bisognerebbe ascoltare. Pensate che per molti autori, per molte storie, ho ascoltato di tutto e di più per anni. Sapete quando io sento che l'arte contemporanea ha distrutto la storia dell'arte, italiana specialmente. Sapete che dolore al cuore, per quale motivo? Per vendere un dipinto di un artista, seppur bravo, seppur importante, che abbia un grande valore a livello internazionale, dobbiamo rinnegare la nostra storia, il nostro passato, e se eravamo troppo giovani, allora vediamo di crescere, vediamo di diventare adulti, perché si diventa adulti crescendo e a volte anche sbagliando. Chi non sbaglia mai non ha vissuto. Chi non ha sbagliato una scelta non ha vissuto. Chi non ha sbagliato niente non ha saputo imparare a chiedere scusa. Allora, quando uno troppo giovane per certi tempi usa atteggiamenti che possono sembrare, anzi certamente sono, atteggiamenti che non sono insegnamenti per le prossime,
Allora Paolo Tortoci, un giovane artista, ci racconta la storia dell'arte, il perché, attraverso icone, attraverso personaggi, attraverso situazioni. È vietato fumare in quasi tutti i luoghi pubblici. Ma cos'è la sigaretta in mano a questa ragazza? Cos'è se non un atteggiamento di un momento della sua civiltà che l'artista è tenuto a rappresentare se ha quel credo? Qualunque situazione così, signori, Paolo Tortoci, trovatecelo anche su internet, trovate la sua verve, trovate il suo perché. Abbiamo opere splendide, questa l'abbiamo scelta adesso, in questo appuntamento. E adesso sapete cosa voglio avere il piacere? Tornando al discorso di poc'anzi, ma sarò molto veloce perché certe firme non è che non meritino, non necessitano di tempismi lunghi perché, no, perché la vostra preparazione, la vostra storia, la vostra cultura richiede semplicemente una cosa, che siate presenti adesso. Perché adesso, signori miei, se io vi pongo un nome e vi parlo di Emilio Vedova, torniamo agli anni 40, torniamo indietro al 1940. Signori, quest'opera di Emilio Vedova, non stiamo a parlare quanto vale, quanto costava, quanto varrà. Signori, è Emilio Vedova, è una tecnica mista, spettacolare, 59x46, è un nome nella storia dell'arte degli anni 40. Cosa facciamo? La rinneghiamo perché oggi un grandissimo artista che ha 36 anni è diventato importante e costa 1 milione di euro? Lo rinneghiamo noi, Emilio Vedova? Riusciamo a rinnegare, per esempio, Roberto Crippa? Eccolo qui, con questa volpe, questo fox. Riusciamo a rinnegare una tecnica mista sul tavolo del sughero di uno dei nomi della storia dell'arte, Roberto Crippa? Signori, queste opere sono qui perché io voglio vendervele, eh? Guardate che io voglio venderle. La vostra collezione è fatta di richieste, è fatta di proposte, ma è fatta anche di storia, è fatta di sacrifici. Questi autori hanno conosciuto la parola sacrificio. Certo, siamo arrivati agli anni 70, da 40 a 70, con Franco Rognoni rimaniamo nello stesso periodo, guarda quest'opera di Franco Rognoni, guarda se non è uno spettacolo, signori miei, stiamo parlando di Franco Rognoni, ma non è forse la nostra storia? Non dite mai, non dite mai, è démodé, è passata, perché la storia dell'arte insegna che ciò che è stato scuola, ciò che è stato insegnamento, è realtà e oltretutto è comunque contemporaneità, perché è la nostra cultura, è il nostro momento, il nostro vero, reale. Se noi vogliamo salvaguardare la nostra storia, la nostra cultura, non dobbiamo dire ce la vogliamo dimenticare, assolutamente. Invece vogliamo alzare la voce e vantarci di questa grande storia. Questo è quello che vi chiedo. Poi mi direte, ma io preferisco investire solo il denaro, anche se non mi piace, su altre situazioni. Fatelo pure. Ognuno è padrone delle proprie scelte e delle proprie tasche. Ognuno è padrone. Ma la cultura è come andare a scuola, o studi o non sai. Qualcuno dice, ma io posso comprare la laurea? Puoi comprare la Laura, la Laura, la Giovanna, puoi comprare quello che ti pare con i soldi. Ma la cultura o la apprendi o non ce l'avrai mai. E questa è la questione reale. È un po' anche un po' come lo stato d'animo, lo spirito, l'educazione. O la apprendi o non ce l'avrai mai. Ma questo non vuol dire che sei più bravo o più cattivo. Semplicemente hai scelto un altro strumento per poter dare una gratificazione alla tua vita. Dice, io preferisco alcune cose piuttosto che altre. Ma questo è Franco Rognoni. E cosa mi dite voi di artisti come Giuseppe Mieco? Abbiamo opere importanti di Giuseppe Mieco, ma io per voi ho preferito, in questo nostro appuntamento, in questa nostra serata, dire una cosa. Ho una gouache, un guazzo di Giuseppe Mieco, del 1970. Quindi abbastanza recente, ma già storia, perché siamo già oltre 40 anni. 1970. Credo che qui
potersi permettere questa gouache, questo guanto di Giuseppe Migneco di 21 cm per 29 del 1970, grazie al fatto che i mercati stanno subendo situazioni strane, è possibile anche a uno studente acquistarlo, visto la richiesta economica, piuttosto ai minimi termini, contenutissima, ma è un pezzo di storia. Il nome Giuseppe Migneco è un grande tassello della nostra storia dell'arte contemporanea. Non vi sto presentando artisti, pittori che non conosce nessuno, per vantarvene o testarvene le lodi, per poter accaparrarmi un reddito particolare. Vi sto parlando di alcuni nomi, e dico di alcuni perché sono molti di più, che comunque hanno contribuito alla crescita della nostra cultura. Quindi vi sto presentando il vanto. Bisogna vantarsi sempre. E io di questo ovviamente dico, se siete all'ascolto, se al nostro centralino state ingolfando le linee telefoniche, vi dico semplicemente grazie per il piacere di avervi come compagnia di questo viaggio, di questi 90 minuti dedicati all'arte. Ma non solo vi dico grazie, vi dico una parola, complimenti. Perché complimenti? Perché ci siete con voi stessi, con la vostra storia, che equivale a quella che noi tutti stiamo vivendo, nel bene e nel male. Ma Giuseppe Migneco rimane Giuseppe Migneco, come Nino Caffè, in questo piccolo gioiello che chiunque può permettersi. Non vi chiedo di acquistare di Nino Caffè l'opera talmente importante che è destinata solo a particolari condizioni economiche. Qui si parla di particolari condizioni culturali. Gentili ospiti, Nino Caffè, stiamo parlando di un dipinto del 1968 e non dimentichiamocelo, comunque archiviato, archivio tenuto dal dottor Giorgio Borghi e pubblicato. Voi sapete che il catalogo generale dell'opera di Nino Caffè si sta arricchendo anche del quarto volume, di cui ho il piacere di essere editore. Ho il piacere di tante cose su questo grande nome e le potrete tutte leggere, rileggere, rivedere sul nostro sito. Regia, il nostro sito violarte.com, non c'è solo la biografia dell'autore, non ci sono solo le opere in vendita, c'è anche gli eventi, quelli che abbiamo realizzato. C'è tutto sul nostro sito e quello che manca lo stiamo ovviamente inserendo. E sarà un continuo darvi grandi informazioni anche della mia personale storia in questo meraviglioso mondo dell'arte, così come la grande storia di un altro grande artista oggi contemporaneo che sta riscuotendo un successo meraviglioso e che si chiama Giuseppe Amadio. E io con Giuseppe Amadio ho qui quest'opera, questo estroflesso che ci permette di chiarire un particolare. L'artista che realizza l'opera in estroflesso, l'opera monocromatica in estroflesso, Giuseppe Amadio, non ha realizzato per primo l'idea dell'estroflessione, perché il primo a realizzare l'idea dell'estroflesso, signori, è stato il popolo americano, quando si chiamava indiano, scoperto 500 anni fa da noi europei. Per cui anche l'arte, anche le grandi scoperte, a volte vale la pena di andare a leggere, a scoprirle. Io dico che Giuseppe Amadio non solo realizza il suo estroflesso, che non ha nulla a che fare con ciò che la storia contemporanea conosce sul concetto di teleestroflesse, ma nel suo estroflesso ogni dipinto, e dico ogni dipinto, è una scultura, che non è la ripetizione, che non è la terribile ripetizione del déjà vu. E non voglio dire niente altro, dico solo, conosco molti autori, gli autori dell'estroflesso sono tutti presenti, li abbiamo nella nostra memoria, nella nostra presenza, nella nostra realtà. Complimenti, perché i complimenti bisogna farli, perché hanno dato grosso contributo, hanno dato e danno grosso contributo alla realizzazione. Giuseppe Amadio, signori miei, è il futuro. È il futuro perché ha saputo realizzare quel connubio. Certo,
Certo, adesso qualcuno mi chiederà, ma è presidente al MoMA? No. Ma è stato in Biennale? No. Signori miei, è nelle collezioni di chi capisce cos'è l'arte. È sufficiente? E tutti gli eventi che avverranno ve li devo elencare adesso per vendere questo dipinto? No, scusate, gli eventi che avverranno perché è naturale il percorso. Oggi di quest'opera cosa vi chiedo? 2.200 euro, ve la sto regalando. Andate a comprare a 30.000 euro altre opere già affermate di altri autori. Andate benissimo, io sono contentissimo, perché anche quelle vanno vendute, vanno cambiate, vanno comprate. Certo, questo è il mercato dell'arte. 2.200 euro. Se ti piace, puoi azzardare. Se non ti piace, lascia stare, ed è questo l'unico consiglio che posso dare. Il consiglio mio è, se ti piace, puoi azzardare. La cifra è molto contenuta. Se non ti piace, lascialo stare. Non è per te, perché non lo ami, non lo senti. Se per caso vuoi capire qualcosa in più, con la tua testa e non con i lavaggi del cervello, vieni a trovarmi in galleria, nessuno ti dà disturbo. Tu potrai vedere, caro gentile ospite, considerare, non ti chiedo di toccare, non ti chiedo di... ma ti chiedo controllo, guarda bene, chiedi, avrai tutti i documenti, le documentazioni, tutte le possibilità di documentarti su questo artista che io vi dico e confermo un enorme artista, il cui valore economico è basso semplicemente per un motivo. Perché vedete, è il concetto di richiesta di mercato che cambia le cifre, ma i mercati sono mutevoli. Ricordiamocelo, io quando ero ragazzino volevo niente perché ero bambino, un bellissimo chalet in una zona meravigliosa della Val d'Aosta, costava niente, mio padre non l'ha acquistato. Oggi in quella zona costa un'eresia, una cifra enorme acquistarlo. Ha sbagliato a non acquistarlo? Non lo so, non è stata una scelta. Quante scelte! E il cordiciaio che non si fidava di farsi pagare da Fontana le sue miserande cornici, oggi dice, ma vale 1.300.000 euro l'opera di Fontana. Calma, tutto il mercato in ribasso, a 800-900.000 si può comprare un bellissimo Fontana. Non raccontiamoci le storie, però raccontiamoci la verità. È la cultura dell'arte che manca o l'economia? Se è l'economia, ne parliamo. Se è la cultura dell'arte, cari gentili ospiti, non so che farci. Non è il mio compito, non faccio maestro, anzi, continuo a essere, ai miei 60 anni, ancora un allievo e vorrei da voi imparare qualcosa. Però ho iniziato il nostro appuntamento con un artista americano. E per dire che il mondo è cambiato, il mondo oggi è diverso, finisco con un artista austriaco, quindi tedesco in pratica, no? Quindi parliamo che il mondo è unito? Bene, allora abbiamo Georg Brandner, che non ha nulla da togliere alle grandi firme, alle grandi realtà, ai grandi mondi di coloro che, essendo artisti, quando vi presento l'opera di Joseph Beuys, vi parlo di un altro artista tedesco, quando ci sono autori del mondo la cui appartenenza a una bandiera piuttosto che un'altra non ha nulla di importante, è l'appartenenza alla bandiera del loro sapere, della loro umanità, della loro sensibilità che ha importanza, e questo è Georg Brandner, rivediamolo. Ma a questo punto mi dicono, calma, non essere agitato, rivediamolo, rivediamo queste forme, rivediamo questi collage, rivediamo quanta maestria e quanta forza, nota bene, dico forza, non sono forzature, è forza, forza di spirito, forza di gestualità, forza di amare la pittura attraverso il colore, attraverso le forme, attraverso i materiali, attraverso tutto quello che rende una tela bianca qualcosa di unico, qualcosa di splendido se ci piace, ma comunque qualcosa su cui possiamo contare, la sensibilità di un artista. Di denaro ne parliamo a casa vostra, ne parliamo qui in galleria. I soldi, signori, sono carta stampata. L'arte è cultura. È vero, è importante che la carta stampata, ma di questo ne parliamo di persona. A questo punto vorrei semplicemente rivedere l'opera di Mark Costaby.
Stiamo parlando certamente di uno di quegli autori, perché ho accennato, ho anticipato che l'America l'ha trovata in Italia, per un semplice motivo, un motivo vero, culturale, fatto anche di grande ospitalità che noi sappiamo offrire a chi viene a trovarci e ci porta qualcosa di interessante, qualcosa di vero, qualcosa che ci comunica una realtà. E Mark Kostrom è stato ed è uno di quegli autori che ci ha comunicato la grande passione per l'arte, la grande conoscenza e il grande rispetto anche per quell'arte storica che appartiene proprio alla nostra cultura. Perché non dimentichiamoci che nelle opere di Mark Kostrom sovente presente quel grandioso rispetto, quella rilettura della nostra grande storia dell'arte. Quindi per chi ama anche l'arte antica, sa riconoscere in questo artista la propria preparazione, la propria struttura, che gli permette poi, in una recitazione in chiave moderna, di essere ovviamente una identità importante. Non a caso nel mondo Mark Kostrom è un artista non solo riconosciuto, ma apprezzato e collezionato da piccole e grandi collezioni. Io rammento che abbiamo avuto negli anni il piacere di aver realizzato un paio di mostre personali riferite proprio a Mark Kostrom e abbiamo sempre ottenuto un successo meraviglioso. Sicuramente i motivi sono molteplici. Uno dei grandi motivi può essere la qualità delle opere. Opere che abbiamo sempre scelto, selezionato, proprio per quello che poteva essere la richiesta e l'esigenza del collezionismo che si rivolgeva e si rivolge a noi. Come galleria, perché in effetti la sua grandiosità è dovuta a questa importanza che i galleristi tutti hanno saputo dare al grande artista. Ed è questo che ci rende unici, quello che ci rende importanti, quello che rende le gallerie italiane importanti per l'arte è dedicare anima e corpo 24 ore al giorno tutti, ognuno ovviamente curando particolarmente la propria identità, il proprio io, quello che è l'arte. Allora non dimentichiamocelo mai che abbiamo i nuovi emergenti, i nuovi maestri, le grandi storie, i grandi nomi. E io con questo vorrebbe il mio essere un grande ringraziamento di questa enorme collaborazione fra tutti gli operatori d'arte che per ogni verso, per ogni credo, per ogni situazione sanno realizzare quello che sono i propri pensieri, i propri desideri e in questo modo sanno far sì che veniamo rispettati per la nostra conoscenza, per la nostra competenza e anche per la nostra abnegazione a questo meraviglioso mondo di mercato dell'arte. Grazie. Adesso però un grazie lo devo dire a voi, signori amici, signori collezionisti, gentili ospiti che mi seguite. Questa è un'opera datata 2002. Ha un titolo particolarissimo perché stiamo parlando di un'opera di Mark Kostrom, ripeto, realizzata ad olio su tela nel 2002, il cui titolo, lo dico in italiano ovviamente, l'artista l'ha scritto nella sua lingua, in americano, La prima luce, The First Light, la prima luce quindi la nascita. Certo, noi non siamo ovipari, per cui non nasciamo dal concetto di quello che è l'uovo di gallina o di struzzo che normalmente consideriamo in quello che è l'animale ovipara. Noi siamo umani, ma la prima luce è sempre un concetto che nasce da quello che è un grande buio, ma una grande presenza, un grande calore che permette, avvolgendo quindi il prossimo nascituro, per offrirgli la vita. Un bene, un dono assoluto, il bene assoluto. Mark Kostrom qui ha dato in questo dipinto il grande elogio alla vita. Credo che questo dipinto, con la sua dimensione, con la sua importanza, con il suo pensiero, con il suo racconto, possa offrire qualcosa di interessante e io sono qui a proporvelo per dire perché non pensate, cari gentili ospiti, la possibilità, l'opportunità, oltretutto a una proposta economica più che interessante, di cui potremo parlare tranquillamente insieme, sia per quest'opera che per tutte le altre, quindi parleremo di cifre, parleremo di possibilità e comodità di pagamenti, parleremo di quello che ho il piacere di potervi offrire per offrirvi la massima comodità, il massimo piacere e
perdonatemi se poco, anche la massima garanzia di qualità su ciò che vi si propone. Credo che effettivamente sia una proposta da non considerare. Io cosa vi chiedo? Non vi chiedo di telefonarmi e confermare l'acquisto. Non stacco il dipinto dalla parete, anche perché chi si dovesse collegare con noi negli ultimi 5 minuti vorrebbe essere l'opportunità di poter rivedere quest'opera. Tutti voi potrete rivedere l'opera e anche il nostro appuntamento televisivo semplicemente andando sul nostro sito internet. Alla voce TV noi immettiamo tutti i nostri appuntamenti televisivi, quindi potete rivederlo tranquillamente, con comodità. Potete consigliarlo a un vostro amico, a un vostro conoscente, senza neppure viaggiare, ovunque parte del mondo in cui si sia, basta collegarsi via internet, ecco la comodità di questa strumentazione, di questo strumento che è internet. La comodità non di convincervi a qualcosa, ma di permettere a tutti noi di rivedere e quindi di rileggere con attenzione ciò che è stato detto, ciò che è stato scritto, ciò che è stato posto alla visione. Signori, Mark Ostaby, quest'opera, mi permettete di dire, ve la vorrei consigliare. Ne ho solo una però, ho solo questa, perché è un dipinto, un'opera unica, non è un'opera grafica. Noi non trattiamo multipli, trattiamo opere uniche. Quindi quest'opera la sto consigliando a tutti. Uno di voi saprà approfittarsene? Credo proprio di sì. Ma a questo punto passerei con il prossimo dipinto, o meglio con i prossimi dipinti, perché ho qui due opere di Fulvio Dott. Gentili ospiti, ho il piacere da molto tempo di proporre negli artisti, nei nomi che sono presenti nella nostra galleria, questo artista che io definisco giovane, ma lo definisco giovane perché è giusto riconoscere la parola gioventù o il termine gioventù, non sotto un profilo prettamente fatto dalla conta degli anni, ma a volte si è giovani perché l'artista è giovane dentro. Ci sono tutti e due i fatti, sia anagraficamente che di cuore. Fulvio Dott è giovane. È giovane e ce lo documenta, in maniera tranquilla, in maniera serena, in maniera semplice, senza voler ovviamente andare oltre le righe, perché questo è sicuramente uno degli atteggiamenti che io apprezzo moltissimo in un artista, quello che io chiamo poi l'umiltà. Umiltà. L'umiltà non è un segno di debolezza, è un po' come l'educazione. A volte si sente dire che viviamo in un momento particolare in cui chi, come si dice, però è un detto paesano, chi urla di più alla fine ha ragione. Ma questo è un detto paesano, non è un detto culturale. Mediamente chi parla meglio, chi meglio sa spiegare, chi meglio dice la verità dovrebbe avere ragione. Per cui vediamo non di astenerci, ma di attenerci a quello che è la nostra piena considerazione e competenza. Fulvio Dott, quindi, umile, perché le sue richieste economiche non sono altisonanti, ma grandioso per quello che è l'esecuzione dell'opera, del suo dipinto. Qui ne abbiamo posti a parete due di dipinti, potevamo porne 3, 5, 10, potevamo realizzare una mostra personale, così anche se rapida nel tempo, per andare. E qui ho voluto porre due opere che hanno delle concomitanti, che hanno qualcosa che le unisce. Parliamo di tele non uniche, quindi assemblaggio di tele. Quindi stiamo parlando di 4 tele, stiamo parlando di 4 tele, per cui in questa dimensione, utilizzando però non un'unica tela, cosa facilissima, esistono. Se non esistono, si fanno fare, no? Dice l'artista, vuole dipingere un quadro di 3 metri per 6, si fa realizzare la tela di 3 metri per 6 dal suo cordicello, dal suo intarsiatore, e l'analizza. No, è troppo facile, è troppo semplice. L'artista vuole utilizzare più tele da poi congiungere, da poi unire, perché vuole dare il senso proprio di quello che è la marcatura del suo pensiero. E il suo pensiero è fatto oltretutto di paesaggistica urbana, una paesaggistica urbana ricca, carica di quello che sono i segni del contemporaneo. Certo, non possiamo chiedere a Fulvio Dott di realizzare, ma non perché non la sappia realizzare, ma perché non la sentirebbe col cuore, dire: mi dipingi una bella, visto che è di Udine, conosci Venezia, chi non conosce Venezia, è una bellissima piazza San Marco, me la realizzi.
No, ripeto, ma perché non la sente col cuore nella sua pittura? Se ci dovesse realizzare un domani una piazza San Marco con la sua pittura, col suo messaggio, col suo messaggio che parla di oggi, riferendosi alla cultura passata, a quel saper unire, a quel legare un passato, un tempo, un remoto e presentarlo in attualità, allora forse sì. Questo è Fulvio Dott. Io non posso dedicare troppo tempo perché abbiamo molte cose di cui parlare, però vi chiederei, seguitemi sul sito, invitatemi telefonicamente, se non venite voi in galleria, noi siamo aperti sabato e domenica, nei pomeriggi del sabato, nei pomeriggi della domenica, dalle 14.30 alle 19 mi trovate in galleria, la galleria è aperta anche tutti gli altri giorni ad eccezione del lunedì, potete anche visionare le opere qui in galleria, ma se volete ve le porto io a casa, le vedete, ne parliamo di tutto. Io vi chiedo solo una cosa, confermatevi, come avete fatto anche nelle scorse settimane, di cui vi ringrazio, la vostra presenza. E lo dico a tutti, anche agli amici che poi mi telefonano durante la settimana dicendomi ho seguito, ho visto, ho saputo. Fatelo, perché mi fa molto piacere che nel nostro cittadino mi dicano va bene, al di là di quella telecamera ci sono tante persone che apprezzano, ascoltano e vivono questo momento che stiamo vivendo adesso. Questo è contemporaneo, questo, perché quello che è avvenuto ieri è già storia. È già, seppur recente, è storia. Domani è futuro, ma adesso è attuale, oggi, questo momento. E con Fulvio Dott credo proprio di offrirvi un momento splendido. Ma passerei a questo punto a un momento più delicato, un momento più dedicato, delicato e dedicato a un messaggio più che importante. Quello messaggio che ha fatto riscoprire all'artista tutta una situazione, tutto un mondo a lui sconosciuto. Noi conosciamo, ovviamente, chi non conosce Xavier Bueno, grande artista che ha saputo rappresentare magnificamente proprio la ricchezza, la bellezza, tutto ciò che di più bello non ci si poteva immaginare al mondo. In uno dei suoi tanti viaggi, perché parliamo di un artista, gli artisti viaggiano per documentare se stessi, per affrontare il dilemma della conoscenza di ciò che nel mondo, che è tanto grande, avviene. Come si fa a rappresentare un pensiero umano se non si conosce l'umanità? Come si fa a rappresentare il pensiero di un popolo se non si è mai andati a mangiare nello stesso piatto per comprenderne i sapori, gli umori, per comprenderne anche i pensieri, le delusioni, le illusioni e le speranze? Xavier Bueno è uno di quegli autori che lo ha fatto. E un bel giorno, in uno dei suoi viaggi splendidi, in quanto vogliamo, ha conosciuto la disperazione, ha conosciuto una qualcosa di tanto forte, tanto arrogante, è stato spinto a passare quindi alla rappresentazione di questa bellezza, di questa entità che ha visto in quelle che si chiamano favelas, il regno della povertà, ma non per questo, in un regno dove comunque ha voluto rappresentare, perché Xavier Bueno in opere come questa non ha rappresentato la povertà, non ha rappresentato la tristezza, Xavier Bueno ha rappresentato la dignità. È quello che io vorrei offrirvi, un'opera dove un grande artista ha saputo con enorme chiarezza rappresentare la dignità. Forse in questi tempi moderni, dove con i vari social sistemi si sta perdendo il senso della parola, o meglio del significato, di questo termine, dignità. La dignità è un qualcosa di molto complesso. La dignità è un qualcosa che non ti permette di usare un termine piuttosto che un altro, non ti permette di usare un atteggiamento piuttosto che un altro, non ti permette molte cose, te ne permette tantissime altre. Signori, un'opera così di Xavier Bueno, ovviamente stiamo parlando di un dipinto che io reputo di grandissima qualità, olio e terre su cartone telato,
è una disponibilità, ne vogliamo parlare? Parliamo d'arte, una telefonata, un'email. Sapete quante email ho ricevuto? Io vorrei poter dedicare nei nostri appuntamenti 5 minuti a quello che sono i messaggi, a quello che sono le domande, a quello che sono le richieste, a quello che sono anche delle possibili affermazioni, però che chiedono conferma. C'è talmente tanto di cui parlare che veramente il tempo è non tiranno, molto di più. Come potrei parlare con voi non per un'ora e mezza, ma per un mese e mezzo in continuo di Mario Schifano, della sua storia, dei suoi perché, di tutto quello che è avvenuto, sta avvenendo e avverrà. Ma cosa volete che vi racconti? Volete che vi racconti di un Mario Schifano, di cosa avviene in una casa d'arte, di quello che avviene a furor di popolo in un paese piuttosto che in un altro? O vogliamo parlare di Mario Schifano in quello che è l'intimità dell'uomo, dell'artista, della sua arte e di quello che è il contorno, di tutto, un contorno sotto certi aspetti anche a volte troppo condito. A volte, sapete, un troppo condimento a volte toglie dei gusti naturali. A volte si ama la cucina con poco condimento per poter esaltare ciò che la realtà merita nella sua esaltazione. Io voglio invece parlare di che cosa? Con calma, con serenità, con tranquillità, di questo dipinto di Mario Schifano, di questa bicicletta. Uno dei grandi sogni, una delle grandi passioni di Mario Schifano, la bicicletta. Realizzato a smalto su carta povera, accoppiata a tela. Certo, un dipinto di dimensioni notevoli, come i nostri cameraman sanno ben documentare, e come auspico il vostro televisore vi permetta di visionare adeguatamente. Ma ancora più bello, vi posso dire, signori, a parte la proposta economica che reputo veramente interessante, non chiedetela al centralino, dite al centralino che volete che me la dica io. Dite che volete parlare d'arte e anche, perché no, di quello che è un discorso economico, di investimento sull'arte, ma volete anche sapere da me quando avrete questo volume, il terzo volume del catalogo Archivio Marieni per l'opera di Mario Schifano. E volete chiedermi tante cose, volete chiedermi cos'è l'Archivio Marieni per chi non lo sapesse, ma lo sapete tutti. Volete chiedermi che importanza ha a livello nazionale o mondiale, ma lo potete immaginare tutti. Volete chiedermi altre cose che non mi appartengono, su cui sicuramente non vi potrò dare una risposta, perché le risposte più belle si possono dare quando c'è il dibattito, mai quando c'è il monologo. Troppo semplice, troppo facile e poco corretto verso tutti e verso se stessi. Certo, di soliloqui o di sproloqui ne abbiamo sentiti e visti a iosa, ma si è parlato appunto di mancanza di rispetto, specialmente verso una persona che non meritava questa mancanza di rispetto. Questa persona si chiamava Mario Schifano, perché è verso l'artista che si deve offrire rispetto in primis e poi verso tutti coloro che possono comunque partecipare e essere presenti. Quest'opera, signori miei, non è uno spettacolo, è il re degli spettacoli, ma non è più bella di altre. Perché quando si parla, qualcuno dice bello, sta dicendo un qualcosa che è un giudizio strettamente personale e ininfluente in quello che è il canonico, logico, dare una affermazione. Perché quando si parla di arte, quando si parla di cultura, bisogna parlare di qualità, non del mi piace o del non mi piace. Il mi piace e il non mi piace lo possiamo accettare su altre situazioni. Lo posso accettare esclusivamente da una tipologia di persona. Voi, la persona che dice io mi piace quel dipinto, lo vorrei a casa, non mi piace quel dipinto, non lo vorrei. Questo glielo concedo, ma è naturale che sia così, ma perché lei se lo deve godere, quel bene per cui sta lottando per averlo.
ma non può aspettare, specialmente agli operatori d'arte, il termine bello oppure non bello. Ma di questo possiamo parlarne con un altro grande artista. Un altro grande artista si chiama Paolo Antonio Toci e oggi ho qui quest'opera. Io sono molto legato a dipinti di questa tipologia. Paolo Antonio Toci mi lega a una tipologia pittorica, artista, di documentazione, di dialogo, di appartenenza a quello che è il mio genere umano. Il mio genere umano è fatto di persone che parlano, di persone che sanno anche litigare e poi andare a bere insieme dopo essersi chiariti, dopo aver ognuno, ma litigare in maniera civile. Litigare in maniera civile vuol dire esporre delle proprie idee, dei propri convincimenti, i propri credo e poi ascoltare. Prima forse bisognerebbe ascoltare molto, perché prima di parlare bisognerebbe ascoltare. Pensate che per molti autori, per molte storie, ho ascoltato di tutto e di più per anni. Sapete quando io sento che l'arte contemporanea ha distrutto la storia dell'arte, italiana specialmente. Sapete che dolore al cuore, per quale motivo? Per vendere un dipinto di un artista, seppur bravo, seppur importante, che abbia un grande valore a livello internazionale, dobbiamo rinnegare la nostra storia, il nostro passato, e se eravamo troppo giovani, allora vediamo di crescere, vediamo di diventare adulti, perché si diventa adulti crescendo e a volte anche sbagliando. Chi non sbaglia mai non ha vissuto. Chi non ha sbagliato una scelta non ha vissuto. Chi non ha sbagliato niente non ha saputo imparare a chiedere scusa. Allora, quando uno troppo giovane per certi tempi usa atteggiamenti che possono sembrare, anzi certamente sono, atteggiamenti che non sono insegnamenti per il prossimo. Allora Paolo Antonio Toci, giovane artista, ci racconta la storia dell'arte, il perché, attraverso icone, attraverso personaggi, attraverso situazioni. È vietato fumare in quasi tutti i luoghi pubblici, ma cos'è la sigaretta in mano a questa ragazza? Cos'è se non un atteggiamento di un momento della sua civiltà che l'artista è tenuto a rappresentare se ha quel credo? Qualunque situazione così sia, Paolo Antonio Toci, trovatecelo anche su internet, trovate la sua verve, trovate il suo perché. Abbiamo opere splendide, questa l'abbiamo scelta adesso, in questo appuntamento. E adesso sapete cosa voglio avere il piacere? Tornando al discorso di poc'anzi, ma sarò molto veloce perché certe firme non è che non meritino, non necessitano di tempismi lunghi perché la vostra preparazione, la vostra storia, la vostra cultura richiede semplicemente una cosa, che siate presenti adesso. Perché adesso, signori miei, se io vi pongo un nome e vi parlo di Emilio Vedova, torniamo agli anni 40, torniamo indietro al 1940. Signori, quest'opera di Emilio Vedova, non stiamo a parlare quanto vale, quanto costava, quanto varrà. Signori, è Emilio Vedova, è una tecnica mista, spettacolare, 59x46, è un nome nella storia dell'arte degli anni 40. Cosa facciamo? La rinneghiamo perché oggi un grandissimo artista che ha 36 anni è diventato importante e costa 1 milione di euro? Lo rinneghiamo noi Emilio Vedova? Riusciamo a rinnegare per esempio Roberto Crippa? Eccolo qui, con questa volpe, questo fox. Riusciamo a rinnegare una tecnica mista su tavolo e sughero di uno dei nomi della storia dell'arte, Roberto Crippa? Signori, queste opere sono qui perché io voglio vendervele, eh? Guardate che io voglio venderle. La vostra collezione è fatta di richieste, è fatta di proposte, ma è fatta anche di storia, è fatto di sacrifici. Questi autori hanno conosciuto la parola sacrificio. Certo, siamo arrivati agli anni 70, da 40 a 70, con Franco Rognoni rimaniamo nello stesso periodo. Guarda quest'opera di Franco Rognoni, guarda se non è uno spettacolo, signori miei. Stiamo parlando di Franco Rognoni,
Ma non è forse la nostra storia? Non dite mai, non dite mai, è demodé, è passata. Perché la storia dell'arte insegna che ciò che è stato scuola, ciò che è stato insegnamento, è realtà e oltretutto è comunque contemporaneità, perché è la nostra cultura, il nostro momento, il nostro vero, reale. Se noi vogliamo salvaguardare la nostra storia, la nostra cultura, non dobbiamo dire ce la vogliamo dimenticare, assolutamente. Invece vogliamo alzare la voce e vantarci di questa grande storia. Questo è quello che vi chiedo. Poi mi direte, ma io preferisco investire solo il denaro, anche se non mi piace, su altre situazioni. Fatelo pure. Ognuno è padrone delle proprie scelte e delle proprie tasche. Ognuno è padrone. Ma la cultura è come andare a scuola, o studi o non sai. Qualcuno dice, ma io posso comprare la laurea? Puoi comprare la Laura, la Giovanna, puoi comprare quello che ti pare con i soldi. Ma la cultura o la apprendi o non ce l'avrai mai. E questa è una questione reale. È un po' anche un po' come lo stato d'animo, lo spirito, l'educazione. O la apprendi o non ce l'avrai mai. Ma questo non vuol dire che sei più bravo o più cattivo. Semplicemente hai scelto un altro strumento per poter dare una gratificazione alla tua vita. Dice, io preferisco alcune cose piuttosto che altre. Ma questo è Franco Lognoni. E cosa mi dite voi di artisti come Giuseppe Mieco? Abbiamo opere importanti di Giuseppe Mieco, ma io per voi ho preferito, in questo nostro appuntamento, in questa nostra serata, dire una cosa. Ho un guazzo di Giuseppe Mieco del 1970. Quindi abbastanza recente, ma già storia, perché siamo già oltre 40 anni. 1970. Credo che qui potersi permettere questa gouache, questo guazzo di Giuseppe Mieco di 21 cm per 29 del 1970, grazie al fatto che i mercati stanno subendo situazioni strane, è possibile anche a uno studente acquistarlo, visto la richiesta economica, piuttosto ai minimi termini, contenutissima, ma è un pezzo di storia. Il nome Giuseppe Mieco è un grande tassello della nostra storia dell'arte contemporanea. Non vi sto presentando artisti, pittori che non conosce nessuno, per vantarmene o testessermene le lodi, per poter accaparrarmi un reddito particolare. Vi sto parlando di alcuni nomi, e dico di alcuni perché sono molti di più, che comunque hanno contribuito alla crescita della nostra cultura. Quindi vi sto presentando il vanto. Bisogna vantarsi sempre. E io di questo ovviamente dico, se siete all'ascolto, se al nostro centralino state ingolfando le linee telefoniche, vi dico semplicemente grazie per il piacere di avervi come compagnia di questo viaggio, di questi 90 minuti dedicati all'arte, ma non solo vi dico grazie, vi dico una parola, complimenti. Perché complimenti? Perché ci siete con voi stessi, con la vostra storia che equivale a quella che noi tutti stiamo vivendo, nel bene e nel male. Ma Giuseppe Mieco rimane Giuseppe Mieco, come Nino Caffè, in questo piccolo gioiello che chiunque può permettersi. Non vi chiedo di acquistare di Nino Caffè l'opera talmente importante che è destinata solo a particolari condizioni economiche. Qui si parla di particolari condizioni culturali. Gentili ospiti, Nino Caffè, stiamo parlando di un dipinto del 1968, e non dimentichiamocelo, comunque archiviato, archivio tenuto dal dottor Giorgio Borghi, e pubblicato. Voi sapete che il catalogo generale dell'opera di Nino Caffè si sta arricchendo anche del quarto volume, di cui ho il piacere di essere editore. Ho il piacere di tante cose su questo grande nome e le potrete tutte leggere, rileggere, rivedere sul nostro sito. Regia, il nostro sito violarte.com.
Non c'è solo la biografia degli autori, non ci sono solo le opere in vendita, c'è anche gli eventi, quelli che abbiamo realizzato. C'è tutto sul nostro sito e quello che manca lo stiamo ovviamente inserendo e sarà un continuo darvi grandi informazioni anche della mia personale storia in questo meraviglioso mondo dell'arte, così come la grande storia di un altro grande artista oggi contemporaneo che sta riscuotendo un successo meraviglioso e che si chiama Giuseppe Amadio. E io con Giuseppe Amadio ho qui quest'opera, questo estroflesso che ci permette di chiarire un particolare. L'artista che realizza l'opera in estroflesso, l'opera monocromatica in estroflesso, Giuseppe Amadio, non ha realizzato per primo l'idea dell'estroflessione, perché il primo a realizzare l'idea dell'estroflesso, signori, è stato il popolo americano, quando si chiamava indiano, scoperto 500 anni fa da noi europei. Per cui anche l'arte, anche le grandi scoperte, a volte vale la pena di andare a leggere, a scoprirle. Io dico che Giuseppe Amadio non solo realizza il suo estroflesso, che non ha nulla a che fare con ciò che la storia contemporanea conosce sul concetto di teleestroflesse, ma nel suo estroflesso ogni dipinto, e dico ogni dipinto, è una scultura, che non è la ripetizione, che non è la terribile ripetizione del déjà vu. E non voglio dire niente altro, dico solo, conosco molti autori, gli autori dell'estroflesso sono tutti presenti, li abbiamo nella nostra memoria, nella nostra presenza, nella nostra realtà. Complimenti, perché i complimenti bisogna farli, perché hanno dato grosso contributo, hanno dato e danno grosso contributo alla realizzazione. Giuseppe Amadio, signori miei, è il futuro. È il futuro perché ha saputo realizzare quel connubio. Certo, certo, adesso qualcuno mi chiederà, ma è presente al MoMA? No. Ma è stato in Biennale? No. Signori miei, è nelle collezioni di chi capisce cos'è l'arte. È sufficiente? E tutti gli eventi che avverranno ve li devo elencare adesso per vendere questo dipinto? No, scusate, gli eventi che avverranno perché è naturale il percorso. Oggi di quest'opera cosa vi chiedo? 2.200 euro, ve la sto regalando. Andate a comprare a 30.000 euro altre opere già affermate di altri autori. Andate benissimo, io sono contentissimo, perché anche quelle vanno vendute, vanno cambiate, vanno comprate. Certo, questo è il mercato dell'arte. 2.200 euro. Se ti piace, puoi azzardare. Se non ti piace, lascia stare, ed è questo l'unico consiglio che posso dare. Il consiglio mio è, se ti piace puoi azzardare, la cifra è molto contenuta. Se non ti piace, lascialo stare, non è per te perché non lo ami, non lo senti. Se per caso vuoi capire qualcosa in più, con la tua testa e non con i lavaggi del cervello, vieni a trovarmi in galleria, nessuno ti dà disturbo, tu potrai vedere, caro gentile ospite, considerare, non ti chiedo di toccare, non ti chiedo di dire, ma ti chiedo controllo, guarda bene, chiedi, avrai tutti i documenti, le documentazioni, tutte le possibilità di documentarti su questo artista che io vi dico e confermo un enorme artista, il cui valore economico è basso semplicemente per un motivo. Perché vedete, è il concetto di richiesta di mercato che cambia le cifre, ma i mercati sono mutevoli. Ricordiamocelo, io quando ero ragazzino volevo niente perché ero bambino, un bellissimo chalet in una zona meravigliosa della Val d'Aosta, costava niente, mio padre non l'ha acquistato, oggi in quella zona costa un'eresia, una cifra enorme acquistarlo, ha sbagliato a non acquistarlo? Non lo so, non, è stata una scelta, quante scelte! E il cordiciaio che non si fidava di farsi pagare da Fontana le sue miserande cornici, oggi dice ma vale 1.300.000 euro l'opera di Fontana, calma, tutto il mercato in ribasso, a 800-900.000 si può comprare un bellissimo Fontana, non raccontiamoci le storie, però raccontiamoci la verità, è la cultura dell'arte che manca o l'economia?
Se è l'economia, ne parliamo. Se è la cultura dell'arte, cari gentili ospiti, non so che farci. Non è il mio compito, non faccio maestro, anzi, continuo a essere, ai miei 60 anni, ancora un allievo e vorrei da voi imparare qualcosa. Però ho iniziato il nostro appuntamento con un artista americano. E per dire che il mondo è cambiato, il mondo oggi è diverso, finisco con un artista austriaco, quindi tedesco in pratica, no? Quindi parliamo che il mondo è unito? Bene, allora abbiamo Georg Brandner, che non ha nulla da togliere alle grandi firme, alle grandi realtà, ai grandi mondi di coloro che, essendo artisti, quando vi presento l'opera di Joseph Beuys, vi parlo di un altro artista tedesco, quando ci sono autori del mondo la cui appartenenza a una bandiera piuttosto che un'altra non ha nulla di importante, e l'appartenenza alla bandiera del loro sapere, della loro umanità, della loro sensibilità che ha importanza. E questo è Georg Brandner, rivediamolo. Ma a questo punto mi dicono: calma, non essere agitato, rivediamolo, rivediamo queste forme, rivediamo questi collage, rivediamo quanta maestria e quanta forza, nota bene, dico forza, non sono forzature, è forza, forza di spirito, forza di gestualità, forza di amare la pittura attraverso il colore, attraverso le forme, attraverso i materiali, attraverso tutto quello che rende una tela bianca qualcosa di unico, qualcosa di splendido se ci piace, ma comunque qualcosa su cui possiamo contare, la sensibilità di un artista. Di danaro ne parliamo a casa vostra, ne parliamo qui in galleria. I soldi, signori, sono carta stampata, l'arte è cultura. È vero, è importante anche la carta stampata, ma di questo ne parliamo di persona. A questo punto vorrei semplicemente rivedere l'opera di Mark Costaby. Mark Costaby. Abbiamo iniziato con Mark Costaby. Abbiamo visto l'opera, l'abbiamo rivista, magari in tempi stretti. Magari voi preferireste che magari per decine di minuti stessimo sulla stessa opera. Ma il piacere è questo. L'opera io la trovo di un grande interesse, di una grande rappresentazione. Cosa vi devo dire? Tutte cose che tendenti al dire acquistala perché ha questa peculiarità, ha questa informazione, o vogliamo invece dedicare questo nostro tempo a parlare di quello che di meraviglioso c'è nel mondo dell'arte? Io vorrei tanto parlare di quello che di meraviglioso possiamo leggere nell'opera di un artista come Mark Costaby, perché è un racconto non di fantasia, ma di interpretazione, basato quindi sulla base della cultura mondiale, e noi sappiamo quanto ci appartiene, in che percentuale appartiene alla nostra storia la cultura mondiale, e la rivisitazione in una lettura fatta di attualità. Vogliamo parlare, rivedere l'opera di Fulvio Dotti. Qualcuno mi ha telefonato e mi avrà detto, perché qualcuno già dalla settimana scorsa mi ha detto qualcosa e mi rammento ogni tanto, dice: ma Fulvio Dotti rappresenta Venezia anche. E certo, l'artista di Udine rappresenta anche quella magnificenza data da questa perla. Non possiamo forse dire che Venezia non è qualcosa di meraviglioso? Ma non la rappresenta in maniera, seppur pittorica, come fanno molti autori, in maniera fotografica, in maniera quasi leggibile, ma senza quell'anima. E non voglio dire che altri artisti non utilizzino l'anima, ma probabilmente non sanno esternare, o non vogliono esternare, credo, o non sentono la necessità di esternare il loro sentimento in una maniera più virulenta, perché la pittura di Fulvio Dotti è fatta di ricucire, quindi ricucire gli strappi del tempo, quindi ricucire anche le banalità delle liti, ricucire una storia, una cultura. Questo è Fulvio Dotti, non ci parla solo di
figurazione, non ci parla solo di paesaggistica riferita più o meno a taluni atteggiamenti, ma ci parla di un sistema di vita particolare, così come ha fatto Xavier Bueno, che ci ha parlato di questa identità, di questo perché, così come ci propone oggi Paolo Antonio Toci, che si distanzia di decenni da questo grande artista, così come si distanzia ovviamente un artista che al nome di Mario Schifano e si legano altre situazioni che sono più terrene, che sono meno artistiche e più legate magari a interessi privati. Una volta c'era un film bellissimo, Pubbliche Virtù, com'era? Pubbliche Virtù e Vizi Privati, o Vizi Privati e Pubbliche Virtù. È un film abbastanza vecchiotto. È facile raccontare le cose colorendole bene, ma ciò che fai nella vita, e questo per tutti noi, e poi ci sono i fatti che parlano, non le parole. Chi ascolta le parole e non legge i fatti, probabilmente non è un buon studente, non è un buon ricercatore. Sapete perché? Noi ci danniamo tanto perché dicono che il nostro paese non dedica molte risorse alla ricerca. Ma se il nostro paese non dedica neanche le risorse all'affermazione delle realtà, ci lamentiamo poi delle ricerche? Ma la ricerca di tutti gli ospiti siamo noi che dobbiamo farla. Voi, insieme, comunque. La ricerca non è qualcosa che arriva da sola. Bisogna ricercarla. E allora per quello che vi documento, e allora per quello che vi chiedo di documentarvi, non da quello che dico io, ma da quello che è la moltitudine documentale. Allora perché Emilio Vedova è Emilio Vedova? Per quale macchinazione è diventato uno dei grandi artisti che proprio Guggenheim ha intrapreso come grandissimo rappresentante? Ci sono delle motivazioni, certo che esistono. Le conosciamo? O attendiamo che i grandi capitali comandino anche sull'arte, anche sulla cultura? Non ci basta che comandino sulla finanza? Non ci basta che comandino sulla logica, che è diventata illogica? Anche la cultura diventa in vendita e quindi i grandi possono permettersi il lusso di dirci ciò che vale e ciò che non vale nella cultura? Signori miei, io non dico nulla, ma le grandi culture, la grande storia, non l'hanno scritta poi. È vero che la storia la scrivono i vincitori, mai i perdenti, eh? Però è anche vero una cosa. Attenzione che la storia la fanno gli eventi, ma sono i grandi cambiamenti che permettono gli eventi. Non tutte le macchinazioni che a tavolino si possono comporre e quindi oggi non possiamo forse a tavolino dire o inventarci la storia di Roberto Crippa? Possiamo inventarla oggi? Eh no, signori, quello che è avvenuto è storia. Noi oggi possiamo solamente deludere per qualunque cosa si faccia su questi nomi, se non onorarli in maniera logica e attenta. Franco Rognoni, signori, quello che è un dipinto, quello che è un'opera, è un'espressione. Non possiamo variare nulla. Qualunque variazione è un'offesa all'intelligenza, all'arte, alla cultura e perché no anche al vostro portafogli. Giuseppe Migneco? Ma Giuseppe Migneco frequentava determinati ambienti artistici, culturali, aveva un suo percorso di vita, ha voluto non essere un buon medico per essere l'artista che desiderava realizzare qualcosa. Parliamo di Nino Caffè, che ha fatto faville in tutti i sensi, con e pro e contro, per realizzare la volontà e il desiderio della sua vita. Vogliamo discutere oggi di chi realmente conosce l'opera di Caffè, di chi realmente ne sa distinguere l'essenza
O vogliamo darci degli attributi che non ci appartengono, darci degli attributi che non sono una competenza, ma solo magari a volte una grande fortuna. E la fortuna a volte aiuta gli udaci, dicono. Ma Giuseppe Amadio ci può confermare tutto ciò che, di cui noi stiamo dicendo, affermando? Perché vi propongo anche quest'opera di Giuseppe Amadio? Perché poi esco dal concetto dell'arte italiana e dico, signori miei, eccoci qui che Georg Brandner. Perché? Perché è arte anche lei. Questa è la realtà. E a questo punto io direi, signori, il tempo veramente tiranno, devo lasciare la regia per offrirvi l'opportunità di rivedere, senza che io vi dica nulla, tutte queste opere. Ci vediamo fra pochissimo. E mi fanno segno che mi è rimasta veramente una manciata di secondi per salutarvi, ma però prima di salutarvi d'obbligo anzitutto lamentarvi i nostri indirizzi di posta elettronica, potete accedere quindi a tutti e due. Il nostro sito internet, su cui comunque ritrovate tutte le documentazioni, invito a telefonare, invito a venirci a trovare, invito di conoscere, per chi non lo conosce, Galliate, dove la nostra sede è al numero 42 della via Antonio Gramsci, l'invito ovviamente a dire, è stato un lampo, è stato velocissimo questo appuntamento perché lo abbiamo vissuto con gioia, con soddisfazione, con determinazione e oltretutto insieme. Io non ho presentato, non sono un presentatore, vorrei essere una persona a voi simpatica che sa e conosce ciò di cui si parla, so e conosco ciò che vi propongo. Signore, io vi invito a una cosa, rivediamoci la settimana prossima e quando volete non perdiamoci di vista. Ciao.